Pira de Tassis, questi 65esimi Davide Donatello partono innanzitutto dal rinnovamento dell'Accademia. Il rinnovamento è partito l'anno scorso, credo che molto effetto si sente in queste candidature, nelle candidature di quest'anno. C'è stato naturalmente, noi abbiamo operato per una maggiore, sempre maggiore trasparenza, abbiamo operato un ringiovanimento della giuria, credo che abbiamo tagliato insomma un po' di sovrapposizioni che c'erano state. Il risultato è che abbiamo un voto che premia sicuramente le grandi eccellenze del nostro cinema, come Bellocchio, inutile che lo ripeta perché sicuramente farete vedere, ma vota e premia moltissimo anche autori vicini al genere, autori che hanno sposato il genere, e penso allo stesso Matteo Rovere, allo stesso racconto di Pinocchio, alle candidature al 5 il numero perfetto, io spero di dirlo giusto, alle candidature di Bangla, a quattro candidature, una commedia di seconda generazione, anche che racconta un'Italia e un'italianità diversa. Insomma, si è molto abbassato, secondo me, da un lato si è abbassato l'età dei candidati e dall'altro è un abbraccio di generazioni e si vede una sorta di movimento che unisce, come dire, il genere con il cinema d'autore, che trova una sorta di equilibrio, forse finalmente auspicabile, in un momento, devo dire, in cui non possiamo affatto lamentarci, anzi io sono molto felice perché chiaramente c'è un ritorno al cinema italiano, c'è una nuova passione per il cinema italiano, nelle sale lo vediamo, siamo felici. Anche se forse questo nuovo tentativo di rilancio del cinema di genere è un po' rientra però in incassi un po', diciamo, minori, nel senso che c'è questo tentativo ma si fa comunque un po' di fatica ad emergere, quindi anche queste nomination possono essere da stimolo ad un rilancio del cinema di genere in Italia. Allora, intanto devi sapere che noi diciamo solo candidature, nomination è proibito per il me l'hanno insegnato il primo giorno. E naturalmente un premio come il Davide di Donatello prescinde in parte dall'incasso, perché altrimenti sarebbe un gioco troppo facile, diciamo, sappiamo già che è. Io penso che sì, dobbiamo trovare il modo che le candidature diventino proprio un modo per sottolineare, per, non so se possono rilanciare lo stesso film, sicuramente possono indicare una strada, indicare una linea, questa è la strada che si può seguire, si deve seguire, ecco, questo è il, e quindi io ci conto. Ecco, ma per chiudere, dello show che andrà in onda su Rai 1, voi non sapete niente, ma c'è un'idea che lei vorrebbe portare avanti, una cosa che dice alla quale vorrei non rinunciare, vorrei proporre e vorrei, ci tengo particolarmente? Beh, è una domanda fatta in maniera molto astuta, ma no, e mi complimento col collega, ma non posso rispondere. Sì, penso che quello che certamente vorrei dallo show, allora, se devo pensare in generale, è quello che ha detto anche Claudio Fasolo, che ha detto il direttore Coletta, ancora più emozione cinema. Naturalmente noi la sfida la facciamo su Rai 1 in prima serata, quindi voi capite che, ecco, la sfida è di quelle forti, però cercheremo anche di omaggiare il passato e quindi i 100 anni di Fellini, i 100 anni di Alberto Sordi, di Franca Valeri, senza limitarci alla nostalgia, ma con emozione. Perfetto, grazie.